Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, siamo in compagnia del Nokia 700, è il primo smartphone con Symbian Belle che arriverà anche in Italia, è un device piccolo, sottile, leggero, che si caratterizza per questa griglia inferiore che è una cassa audio molto potente e in più offre ovviamente il nuovo aggiornamento Symbian Belle. Symbian Belle restituisce una UI decisamente diversa rispetto a Symbian Anna e Symbian 3. Oltre a nuovi contenuti e nuove disposizioni dei tasti, troviamo una home che ci permette di aggiungere direttamente dal menu contestuale widget, collegamenti e cambiare lo sfondo. Widget che sono migliori, sono di più e ci permettono di gestire praticamente tutte le funzioni del telefono. Abbiamo poi la possibilità di ricercare i tasti, la tastiera QWERTY che abbiamo già visto in Symbian Anna come ingresso e novità. Troviamo poi la possibilità di andare a accedere all'Ovi Store per comprare o comunque scaricare nuovi contenuti e nuovi widget. Menu centrale, tasto centrale scusate, per accedere al menu, per tornare nella home. Menu con le nuove icone che abbiamo visto anche su Anna. Che abbiamo visto anche su Anna, menu molto rapido, con in questo momento abbiamo una serie di programmi preinstallati, molto carina anche l'applicazione WhatsApp che arriva anche su Symbian e le notifiche tanto desiderate, tanto commentate dagli utenti Android e non Android, perché comunque sono oggettivamente molto simili come stile a quelli di Android, ma le cose funzionali, le cose buone sono molto piacevoli di trovare anche su Symbian. Bene. Ovviamente possibilità di attivare e disattivare funzionalità rapide, possibilità di vedere notifiche come in questo caso aggiornamenti disponibili, la rete e il wifi. Connettività ovviamente completa con wifi, bluetooth, gps, gps e inoltre troviamo anche la tecnologia NFC abbastanza inutile in Italia, ma speriamo possa essere aumentato il parco di device che utilizzeranno NFC. Nokia comunque con l'NFC non prevede soltanto scambio di denaro o comunque interconnessione con apparecchi diversi, ma soprattutto lo scambio di dati, di file e qualsiasi altra cosa tra dispositivi Nokia. Con un semplice tocco la tecnologia NFC permette di condividere foto, video, contenuti, rubrica, qualsiasi applicazione, qualsiasi contenuto abbiamo all'interno del nostro smartphone senza fili e senza soprattutto problemi e difficoltà. Parte telefonica modificata rispetto a Symbian 3 e ovviamente rispetto a Symbian Anna ritroviamo un menu molto simile, ovviamente la grandezza del display è decisamente inferiore a ad esempio il Nokia X7, come vediamo le dimensioni sono oggettivamente a favore di Nokia 700 proprio perché è uno smartphone pensato un po' per tutti, per utenti esperti, meno esperti, uomini, donne, che ci permette di essere portato in qualsiasi momento con estrema facilità. A livello hardware, dicevamo la cassa, andiamo a sentire magari un video o una canzone, vediamo se abbiamo qualche contenuto multimediale all'interno. Troviamo il molto ben fatto lettore musicale di Symbian con questo cover flow per tutte le canzoni, molto veloce, molto ricco. Andiamo a sentire una canzone. Come sentite l'audio è veramente altissimo, incredibile. Proviamo a cambiare canzone, va? Vediamo questa, ci piace. Mappe e tutti i contenuti Ovi sono presenti all'interno del menu, ovviamente applicazioni, giochi e tutto il mondo relativo a Symbian Belle che sarà sicuramente migliorato con l'uscita del device. Molto nota molto importante il web, la navigazione internet che è stata decisamente ripresa, rivista, migliorata. Andiamo ad aprire il browser web. Ovviamente tenendo il tasto premuto, tenendo il tasto centrale premuto possiamo entrare nel multitask, noi il browser web l'avevamo già aperto. Pagina web che abbiamo aperto anche perché la connessione in questo momento è molto lenta in 3G e quindi non riusciamo ad aprire la pagina in tempi utili per fare un video. Ma come vedete è stato decisamente migliorato lo scroll, il pan, l'utilizzo del multitouch.
Indubbiamente non è paragonabile a competitor come iOS o Windows Phone o Android in particolare, però l'ammiglioramento e la qualità del browser web è decisamente maggiore rispetto ai precedenti aggiornamenti. Ovviamente anche la home va in landscape qualora girassimo il telefono, e come vedete la disposizione dei widget si modifica a seconda dell'orientamento del display, rotazione che avviene con estrema velocità. Livello hardware, cassa, tre tasti frontali fisici, sensori di luminosità e prossimità, fotocamera, jack a 3,5 mm, connettore Nokia per la ricarica, micro USB, microfono, fotocamera posteriore 5 megapixel con flash. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Aicolo e Simone.